Comunque, avevo saputo che il maestro Zitti doveva dire un'altra poesia. Sì, in effetti il maestro Zitti ha scritto un'altra poesia, questa è un pochino più dolce, e abbiamo appunto scelto la fine di questa canzone generale, che è una canzone dolcissima, un po' melanconica, per far recitare quest'altra poesia a maestro Zitti. Un altro grosso applauso a questo poeta sconosciuto. Dopo non mi addormento più, Anche questo è un problema molto serio, cioè quando spesso qualcuno commette qualche cosa che non deve commettere, sovente si ricorre al comodo alibi: è colpa della società. E allora io spesso mi ribello a questa generalizzazione delle responsabilità, che invece sono solo tanto personali. L'accusa. Questo è in italiano, è un problema molto serio. Mi spiace, perché in questo clima di allegria forse potrà stonare, però avanzi lentamente solo, è noto, non guardi il cielo ma la strada nera. Un pallore di morte prematura ti invade il volto glabro ed emaciato. Le nari asperse sulla bocca schiusa che lascia gocciolare la saliva. Dimesso nelle vesti, in cedi stanco e stordito, come fossi scampato da un sordido, fosco e cieco traforo. Anche il tuo passo è lento, strascinato, senza una meta, col solo passato alle spalle, nebbia densa che oscura la letizia, il sorriso, l'innocenza. Or l'abbigliamento è lacero e lordo, ma scopre un'eleganza primitiva. Anneghi nell'imperio della droga. Non hai domani? Non là in fondo un fiore? Non s'accorda il profumo con il lezzo? Che? La società? No, denunzia vile. Il padre, lavorando fino a sera, procura l'occorrente del decoro, parla poco, gli hai terso mai la fronte, donato una carezza al gelo o al sole? Gli hai tu contato i calli delle mani? È il vago che lo rende taciturno. La mamma, dalla sveglia sino a notte, ti veste e con amore a te provvede. Lei attende a prevenire i tuoi bisogni e s'addormenta col tuo nome in mente. A scuola il tuo maestro, galantuomo, con l'abito consunto ma forbito, col cuore grande che v'abbraccia tutti, ha porto del sapere quotidiano il pane, unito al senso della vita. C'è pure un uomo vestito di nero. Egli ti convoca sovente al suono d'uno squillo che varca l'orizzonte, per additarti un altro uomo, sospeso da 20 secoli ad un legno infame, da cui chiama all'amore le creature. Osserva il sangue che gli imperla il volto, il costato, gli arti, e scende fecondo a mondare lo spirito e la terra. Accostati. Carezza, non ti scaccia, anche per te le braccia sono aperte. Una fanciulla dal virtuoso aspetto sospirava e sospira al tuo passare. Non ne vedevi il rosso delle gote? Un gruppo di ragazzi nel cortile ha sospeso ogni gioco ed ogni strillo. Aspetta che riprenda il posto vuoto, proseguire senza di te non vale. Ed il silenzio in mezzo a loro è cupo. La società, no, Caino, il predone, l'avido di moneta, l'oppressore, il mercante di morte e di potere, non fanno la società, ne son le feci.
Impara tuttavia a mirarti dentro, nel silenzio dell'anima, lontano dal futile fragore del piacere. Fermati, indaga. Tu pure sussisti fin dall'eternità da Dio pensato. È sua la luce, non fuggire all'ombra d'orrendi mostri fatui ed allettanti. Allora, la società sei tu. Metti il tuo cuore in ascolto del messaggio che arriva da chi piange e da chi t'ama, non da chi impingua nei tuoi occhi spenti. Grazie, grazie maestro. Io l'ho sempre chiamato maestro, molti dei miei compagni lo chiamano Euro oppure un saluto così, io invece lo chiamo maestro perché è sempre mio maestro. Io ti voglio fare un grosso augurio, quello di rimanere sempre così come sei stato fino ad oggi. Grazie di tutto. Dunque, e ora da un'atmosfera un po' malinconica passiamo a un'atmosfera un po' più allegra. Per il debutto del nostro spettacolo, Iaffei Andrea ha scelto il più classico e scatenato rock and roll portato al successo dal mitico Elvis Presley, Tutti Frutti. Ricordiamo che quest'anno ricorre l'anniversario della morte del grande Elvis Presley, inventore appunto del rock and roll. Ce lo propone imitando anche nelle movenze il compianto musicista americano, attorniato da quattro ballerini scatenatissimi: Carla Familume, Sandro Tantucci, Paola Falasconi e Mauro Bracaccini. Signore e signori, il vero figlio di Elvis Presley, Andrea Iaffei. Oh!
grazie. Grande! Questa volta, a dire il vero, più che di una scenetta, si tratta di una vera e propria commedia dialettale con ben 11 personaggi, scritta a quattro mani da due giovanissimi autori appignanesi, Samuele Frascarelli e Maria Albanesi. Non voglio farvi altre rivelazioni, vi auguro perciò una buona visione ed un buon divertimento. La compagnia teatrale è tutto Pignan in Pignan oggi. Devo perdere tempo. C'è da perdere tempo 5 minuti. Raccontammo che fregnaccia, Martì. O io una lo bracciai tutte. Comunque fanno effetto. Guardate quante belle ste fiole. Che gli volimmo dire. Un applauso alle presentatrici Mirella, Martina e Roberta. Roberta purtroppo non può venire perché si Mi sta cambiando. Sono andata a salutare mamma stasera. Oh, perdone. Ciao ma. Dove sta Diana? Diana, alza un braccio. A proposito, prima che andate via, insomma, perché poi ci sarà più tardi la sigla che dovete cantare tutti quanti insieme. Se qualcuno ha i foglietti che li mandi in giro, insomma, cioè aspettate che ci sarà un numero a sensazione, eh? Lo sapevi tu? Cioè è uno spogliarello, non proprio nuda nuda. No. Come chi si spoglia? Maria Valletta.
è il numero a sensazione e non è una sensazione. E Lorino, te fa provare una sensazione? Dio ce ne scambi e calamaretti. Ecco, se intanto Fabio ha finito di piazzare i microfoni, tutto a posto? Ancora due minuti. Sì. Oh, dove stai? E perché si ardu faccio pure abbasso? Oh, fa figura, parlo più ardu pure io. Vabbè, fammi una cosa, fammi un po' fare un'intervista a qualcuno lì, Adriana e Popò, Giovanna, sta gente lì. Che sono circolo di scorre tanto, facciamo di scorre qui. È una a caso. Tu prova. Se fa in italiano, se ti risponde va avanti, se non ti risponde passa subito al dialetto. Faccio una bella signora qui per le mani, se me la faccio subito. Nel senso che l'intervista subito, no? Esatto. Quest'anno abbiamo avuto qualche problema. Io braccio, intanto tu intanto braccio. Oh, se vuoi ti rimo pure la tenna, Volevo dire, quest'anno abbiamo avuto qualche problema, il programma è nato così, un po' alla garibaldina, in poco tempo. Cosa ne pensi? Ti piace oppure preferivi le edizioni precedenti? Bravissimi. Questo mi pare una cosa che mi rincora. Esatto, sì, ma, siamo cioè, bravissimi. Tu preferisci questa edizione qua perché finalmente io e Fabrizio ci siamo dileguati e sono comparse le tre sorelle Carlucci a Pilanesi. Però era quello che passavo con vento, cioè, scusa, ma a me più di questo non si trova. Ripeto, voglio vedere se Frambodanni monta su quando invece di, lo abbiamo detto prima, no, Milli Carlucci aveva. Dica, un bel decoro. Bellissimo. Coreografiche, insomma. Consigli di usarle anche per i prossimi spettacoli? Sì. C'è Giovanna qua. Lo sta, prova con Giovanna. Grazie, grazie. È Giovanna che dice, vedo che era 4-5 anni che volevo parlare a tutti. Digli che ti sei finnuta al negozio e adesso l'altra che ce l'ha a vendere i calzetti a 23.000 lire. Questo mica lo sa. Giovanna mia, da quando non ci stai più tu, si muoce a comprare un fazzoletto 52.000 lire, se compriamo un lenzuolo ci mandava discorrendo per noi. Ci vuole un mutu se compriamo un lenzuolo. Io non lo so. Gli ho detto dacci uno e gli fazzoletti e si mette sul collo. Ha detto l'ascolto a me, Mariana Virra, l'ascolto e pensa più. Oh, se l'ha venuto perché non gli c'era più niciuta e se le ha dato 1.000 lire sta disgraziata quando vai a comprare. Però si è messa a fare la vita della signora, ecco, Adesso è intervisto seriamente, guarda, ringiovanita, rifiorita. Un'intervista seria. Un'intervista seria della signora Giovanna. Cosa ne pensi di questo spettacolo, queste tre schifenze che mi ho messo qua sopra stasera, che dici? Bellissimo. Faccia sentire la voce però. Signori e signori, la lupa di Appignano. Guarda, quest'anno hanno scritto, noi abbiamo partecipato così, una scenetta che è veramente carina, no? E sì. Hai fatto, ci abbiamo messo anche a franga. Un altro anno c'è una parte che ti aspetta proprio per te. Grazie, ma... Ti ringrazio, ma nel senso in italiano perfetto? Ma come, quando vieni i garzetti piglia isti e costa di meno? Adesso com'è questa? Da quando ti sei ritirata a vita privata hai deciso di esprimerti solo in italiano? Com'è rimasta quella a casa? No comment, no comment. A che punto siamo qui? Nicola! Dimmi, caro. Non puoi restare qui solo. Tanto fa una bella figura. Siete pronti? No, volevo evidenziare ancora una volta che questa commedia dialettale è stata scritta su un canovaccio, è stata elaborata, diciamo, su un canovaccio ideato da due ragazzi della terza media. Due ragazzi che sono veramente in gamba. Frascarelli, Samuele e Maria Albanesi, a cui direi di rivolgere un bel applauso perché si sono veramente impegnati. Sì, sì, si sente Gianni? Fabio, si sente? Si sente? Sì, sì. Si sente? Domani per un po'. Si sente? Sì, sì, domani per un po'. Occhio a sudore. La compagnia teatrale Tutto Pignà in Pignà oggi. Io
e 15 anni che non mangio per risulti. Ho tre figlie e studi. Uno per fare 50 elementari mi ha messo 12 anni. Un altro per fare 3 anni di media mi ha messo 8. Non tocchiamo quello che fa scuole arte. Risulti, non sei tutti chi, e si rimangia tutti i professori. Quelli sono anche Giuseppe Vecchia. Ma finì che se non giorno l'altro non carreggio, me già muore. È proprio vero, Shua. Oggi giorno, se la moglie è pronta, te sei punta su Mara. Guarda Pignà, per esempio. Pignà? Che c'hai male, Pignà? Che c'hai male? Io mi accaso, no, Lirca. Lirca? L'ha fatto Lirca? L'ha fatto Lirca? Ma ti sei domandato mai quello che ci vuole per poca fatica lassù? Che Lirca che ci vorrà un diploma, una licenza. Ma dove ci vorrà un diploma? Guarda, guarda, tutto assieme quello che ci vuole per ci poca fatica su Lirca. Guardiamo. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa. Buongiorno. Potria parlare con il direttore? No, il direttore non c'è. Eh? Il direttore non c'è. Dopo mi zudir bene? No. Al mattino non viene, di pomeriggio non si lavora proprio. Ah. Posso esserne utile io? Sto contento. Se si può anche tu, non lo so. Io ero venuto qua su perché è imbustareno, se mi puoi ambusciare. Guardi, per qualsiasi... Scusatemi. Guardi, qui siamo più impiegati che ammalati. Guardi, qui siamo più ammalati che impiegati. Non c'è un posto nemmeno a pagarlo oro. Ma almeno lei la licenza di terza media ce l'ha? No! Della quinta elementare? Ma come ci pensi, no? Ma allora cosa pretende? Ma poi per qualsiasi decisione occorre parlare sempre con il direttore. Ah, cosu chi? Umberto De Pallotto? Gioco a bocce tutte le domeniche con fratello. Conosce il nostro direttore? Lo conosce, chi è che non conosce? Siamo confinanti di terreno con un padre. Confinemmo, stacemmo vicino, stacemmo. È sempre molto impegnato, non credo che possa riceverlo. Ma proprio non ci si vuole parlare con su Cristià, manco se magari uno che ne so fa un'opera buona che... No? Non ci si può parlare? Prima te fondai, prima se te fondi a te! Se le cose stanno così, vedrò cosa posso fare. Pronto? Sì? Si può parlare con il direttore? Può ricevere? Sì, grazie. Si accomodi lei. Che ha detto? Il direttore si sta liberando. Che sta in galera? Il direttore si è appena liberato. Andiamo in galera! Ma dimmi una cosa, Cocca, per esempio, no? Io non so mettere sempre in due a te. Ma tu a terza media, ti dico, no? Tu a terza media ce l'hai, guarda a me quando parli. Ce l'hai a terza media? No. A quinta? No, ma scusi, dietro? Poi a lei cosa interessa? Ma un mestiere tu ce l'hai? Che facevi prima del bocca qui dentro? Perché qui c'è la parla chiaro. Ho scartocciato per circa 2 anni da Pier Vitali, tutule e pannocchie. Su questo non c'ho io dubbi. Però se sei imboccata tu, chi scartocciava per 2 anni e 35 anni che scartoccia mi spetta i diritti. Mi spetta i diritti. E poi dimmi un'altra faccenda. Adesso così tanto per... Da quant'è che fatichi qui dentro tu? Da circa un'ora, dopo aver passato un esame direttamente con il direttore. Vieni, vieni. Hai capito tu? Issi sarà l'esame che uno come me non la farà mai passare. E chi ti fa passare? Comunque qui ci vuole, ci parlo con sto Cristiano. Oh, dottore! Proprio non gliela fai a trovarmi su. Non
Un po' chi ce l'avevo ogni. No, facciamo che quando che arrivo c'ho mir, dai, Oh, ma voglio dire, se si può parlare o no, io e lo che dovevo fare mi pare che non premi si ricordi, okay, l'ho fatta. Adesso pensateci un po'. Si accomodi in sala d'attesa. Non vorrei che il direttore fosse impegnato per un nuovo esame. Oh, mi diceva quello che ci vuole, mi già bocca sull'icca. E ramma che metto del mallotto con tutte le lonze, prosciutti, salami, ci mette su un genere alimentari. Ma io dico, dove giriamo a finito? Ma tu che c'hai tre figli e tutti e tre maschi, un posto all'irca tu puoi anche scordare, con tutti questi esami accurati che fa? Vabbè, non gira mica a fare sull'irca, i posti ce ne sta dando, guardi, faccio studi apposta da dottori. Buoni pure illi! Adesso che c'hai i suoi dottori? Quelli ebrai, studiati, inducati! Studiati, inducati un corvo! Ma sai quello che è successo 2 giorni fa lì a Raule? No, che è successo? Guardiamo tutti insieme quello che è successo lì a Raule un par di giorni fa! Guardiamo! Smucciatelo, per pietà! Otto! Mamma mia, se sto male! Su, che sarà? Una soluzione c'è per tutto. Che cosa? Parli. Che ne so, mi dole tutto qui abbasso, mi dole. Sarà la prostata, perché è rimasta solo quella. Ma guardi, guardi, glielo dico io. Non è niente, l'ha avuta anche mia figlia. Ah, c'ha avuta figlia? Ah, allora sto un po' più tranquillo. Perché sai, da quando mi ha avviato il tuo disturbo, che ne so, mi ha mandato 30-40 ordini in gabinetto. Dice, sai, dopo il rumore, io sto su un condominio, Marie quando fa i pili si incazza dopo, no? Ho capito. 30-40 volte al giorno, Ci ho provato col limone. Sì, ci ho provato, però quando me lo levo cago lo stesso. Ma guardi, non è niente, è una semplice cagarella. Ah, però io perché c'ho un difetto, dottore, siccome sono tanto aiuto, no? Mi piace tutti i ritorci, tutte le cose, voglio sapere, i mignè, quali area, posso mangiare? Oddio, i mignè, quali area, se te ci piace, mangiaci di voi. I gusti sono gusti. E poi, in sti giorni, no, a forza di star sedere sopra qualche clock, arzite, bassite, mi fa male pure l'articolazione. Parecchio? No, no, apparecchiato mamma, mangio su casa io. Ma no, cosa ha capito? Io volevo dire parecchio in senso di molto. Ah, a proposito, dottor, io già ci via, ma volete da o non ma volete da sta medicina? Ma che medicina? Bastano 20 giorni di mare, aria pura, salsedine e lei ritornerà come prima. Ma che mare è mare, che vuole uno come me che mi fa rumare a me? Allora, cosa vuole dire che non si fida di me? Che ha 30 anni che faccio il medico. Sarà pure 30 anni che fai un medico, ma è 40 anni che fa guagnino io. Oh, non ci posso credere, manco dei dottori ti puoi fidare più. Fortuna che a Pignà un posto, adesso lasciamelo lì, docca c'è ne fatica, si impegna, non perde tempo, c'è rimasto. Sarri a di? Su comune. E ci tu proprio la coa, la coa. Adesso dimmi che c'ha di male comune. Che c'ha di male? Guarda, non ci spreco manco fiato. Guardiamo tutti insieme quello che è successo nel comune. Guardiamo. Oh, sta assessore in ritardo sempre. Assessore Caracini, tiriamo via che devo risolvere sta faccenda importante. Sì. Su, metti a sedere. Mi scusi, signor sindaco, mi si è fatto tardi. Dai, aie, non perde tempo. Sì. Il gatto ce l'ho io.
era mia. Usate bello, è bello mia. E gatta è mia. Dai, gatta e patte, non preghiamo. Voi fregate anche sta orda, signor sindaco? Mi fregate anche sta orda. Sindaco, sindaco. Che c'è? Tutto il paese potesta perché l'acqua è inquinata. Che è venuto con maschi? E che c'entra con maschi? Perché quando c'era con maschi protestava tutti che l'acqua era inquinata. E quando ci dovia con maschi ha continuato a protestare perché lasciava una marea de buffi. Ma tanto l'acqua era inquinata prima e è inquinata pure adesso. Dia gente che bessero qui e non mi rompesse. Ma che cosa credete? Che io non sento quello che dite anche se mi trovo a Milano? Voi state parlando male di Comaschi. Ma dovete sapere, cari appignanesi, che quando io mi trovavo ad Appignano e facevo la lotta con il compagno Pido, non ci arrestava mica nessuno, E invece adesso che mi trovo a Milano, di compagni me ne hanno arrestati 136 se bastano. Quindi voi potete stare pure tranquilli. Avete capito? Oh, per quanti anni ha fatto, ma sento sempre dentro le orecchie la voce. Comunque qui un problema è grave, consiglio comunale straordinario. Perché? Per facciare nell'acqua? No, stupido, pare che mi date 7 con il... Ma facente, mi vanno a dire che questo comune non si fa niente. Comunque ci va, ti ho detto che tu dissi che fatica sul comune e che da come si nomina una campagna, un passo avanti l'ha fatto. Prima c'era la boccia in Anzilara, adesso c'è la carta sul comune. Oh Maria, si andiamo a parlare di tra comune, il casbocchi del sangue, pare che tutti i ladri, i delinquenti che non mangiano da mattina a sera. Ma guarda, mette ciò che parla dell'occhi, che non trovi niente di sa farmacia. C'ha tutte le medicine, poi tu metti caso che ti serve. Poi metti caso, ti serve anche una medicina e 4 la mattina, te apre apposta. Per forza, allora lì il bello figlio quando gli ci vuole aprire. Che c'ha tutte le medicine? Guarda un po' che è successo ieri in farmacia, guardiamo, dai! Eccomi! Corri! Mi scuserai un minuto, stavo a mangiarmi un bolletto arrosto. Ma che acquito, ma che... E uno spuntino me lo farai pure fa. Marito, mi c'ho un pellucato, una vipera gli ha pizzicato! Allora aspetta un minuto, fammi pensare. Ma allora, pizzicata di vipera, che c'aveva la testa triangolare? Esci triangolare, per il mezz'ora che tu dico! Allora una vipera! La vipera sì! Ma dimmi una cosa, ti posso dare una scatola di suppostine? E supposte mi la vacchia mammatico, se non capisci, cammina muite! Ce penso io, le suppostine casomai erano piccole, comunque ti posso dare uno sciroppino. Ma che sciroppo, Feli, un siero, un siero di vipera, un gelai? Ah, mica ci avevo pensato. Ma io non lo so, guarda. Adesso un minuto, aspetta, aspettami qui, guardo se ce l'ho, Muite per carità. Dillo puritto, memoria c'ho fellunato. Oh, senti un po' cosa, come ti chiami? E mica gelosa. Come non ce l'hai? Non ce l'ho, che te devo fare, cocca mia, non ce l'ho. Comunque fa una cosa. Senti, fa una cosa. Se io te lo ordino stasera con calma, domani a mezzogiorno lo vieni a prendere. Oh, dopo la ricetta me la porti con comodo, non ti preoccupare. Ma io adesso al lupuritto, che gli dico? Che gli dico, c'ho per Lucano? E senti, se le mie vicine non te le posso dare, te posso dare un consiglio. Tu intanto, per non perdere tempo, vai da Bruno Stagnè e gli dai le misure. E poi, quando vai a casa, vai da tuo marito e gli dici, ha detto Felice che mori. Ma come? Io, tu è così. In farmacia che ce deve sta figliando, allora! Oh, via farmacia! Poi dice, ti pare facile a morire? Ti pare che lui morì, dopo morto c'era la vita facile? Mari mia, io adesso sono ammarata. Adesso, due trellonze mi vengono qua a cenno. E che ci farei con due trellonze? Con due lonze per me, anche San Pietro tra le putte core porto paradiso. Comunque, ho tutto stare per tutto.
De Pignà però c'è una cosa. Noi siamo di Pignà, un paese mondano che mobili e cocce produce veloce. C'è chi fatica, c'è chi non fa niente, ma è sempre un paese di brace. Magari l'Inps che pure può pretendere. Io ho detto, ma tu arrivi a Io ho detto, ma tu ti arrivi la mattina quando vai a fatica? Ha detto, no, ti rovi quando vengo a casa. Ha fatto pensare che sono più veloce dei missili americani. Ha detto, perché io scappo e due, allora già sto a casa. E come si fa adesso? Prego, Dario, ma tanto posto ce l'hai tu? Sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blu Gardinia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est, l'esplosione poi dolce, dolce, una bronzatura atomica tra la musica. Cambia appena cilandra, chiedo. Un grosso applauso a queste due ragazze. Grazie, grazie. Dunque, vi avevo promesso che l'avremmo rivisto in vesti completamente nuove. Ed eccolo salire sul palcoscenico, più simpatico e scatenato che mai. Giorgio! Dove stai? Con matto sempre io. Lo sei arrangito, Giorgio? Se non ria, pronto? Sono inconvenienti della diretta, avrebbe detto qualcuno.
Fa una cosa allora, va. Cada show che cantiamo una canzone a Fabrizio. Dai, me, non c'è perché madre, l'emmo preparata una canzone, effettivamente. Tanto volevo. Noi per darlo però... per darlo schiaffo morale a tutti questi bassi, non arrivo che andiamo sempre al vivo. Se monta su di tu che ci suona la chitarra. C'è un apprendista che ci suona la chitarra. Avevamo preparato una canzone, però abbiamo pensato, qui le canzoni sono serie, i ragazzi si sono impegnati. Le nostre canzoni perché sono sempre un po' così, come, che ne so, ti ricordi Osteria Verna d'Elisa? Sono bellinda sempre visa. Cioè qui quest'anno è stata data un'impronta di estrema serietà, ci sono le basi, tutto fila liscio. Allora abbiamo detto noi siamo adatti solo per i casini e meglio ci muoviamo. Però adesso, visto l'inconveniente che manca... che manca Giorgio... Stefano, sei pronto? Vorremmo questa canzone di cui non conosciamo neanche il titolo e di cui non sappiamo neanche le parole. Questa è la verità. Allora... è una canzone... sì, anzi come se quella la chitarra, se gli attacchi canzone... la chitarra, Fabio, la chitarra. Allora, Enrico, prima c'è una cosa. Di la verità. No, è come sta? Le presentatrici con le banane sulla testa, con tutti lì rolling giù, mi ha detto praticamente che sono stati creati con molta cura, molta grazia, molto amore, molta professionalità soprattutto, dalla parrucchiera Paola, che si trova a via, quando non si sa, si dice davanti a Cassa Rurale Noa. Certo, la famosa parrucchiera Donna In. Donna In. Bel applauso. Un applauso a Paola che si è veramente superata in brevissimo tempo, cambiava le acconciature delle ragazze in una velocità incredibile. Mentre le nostre acconciature, per quel poco che c'è rimasto, le abbiamo fatte 90 a casa. Cioè, proprio una cosa fatta a Nicola gli piace un scriminale Ardu. Sì, veramente mi volevo fare una fratina, l'ho provata. Non è che era un grande risultato, ho detto quel poco che c'è il mare lo andiamo dietro. Cioè, volevo specificare che di questa canzone non conosciamo né la musica né le parole. Né le parole, ecco. Cioè le parole ce le ricordiamo. Stefano è la prima volta che la suona, perché effettivamente noi avevamo deciso di non fare questa canzone. In che tonalità la facciamo? Solamente in casi estremi. Ah, volevo dire che questa è una canzone però molto bella, che tutti gli uomini canteranno con noi. Con cuore e appassionatamente. Esatto. Questo è un inno veramente. E possiamo anche rifarci a quella frase in dialetto che abbiamo detto prima: meglio un passiru pigliato che cendola una fratta. Perché effettivamente stu passiru, certo, questo uccello, chiamiamolo uccello, uccello in senso di no prima, perché troppo non, fai tu in questa pubblica piazza. Questo uccello, dove è andato a finire questo uccello? Lo dici tu? E l'uccellin della comare. E che ha fatto? Che ha fatto l'uccellin della comare? Si è posato sulla testa. Ma veramente? Veramente? E l'uccellin non faceva festa. Ma perché? 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 Dimmi un po'. E un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Scusa, non mi è piaciuto perché non le decantate, è facile. Perché? Un ritornello che andate giù, Adri. No, perché penso che non l'ha capita. Cioè c'è un uccellino che si musa sulla testa. No, è facile. Più che altro ha detto Stefano, non hai capito l'accordo perché non l'ha fatta mai. Allora, tutti, però aiutateci tutti a fare sto coro. È il coro che è importante, perché sulla testa non fa festa l'uccellino. Cioè questo è il concetto da capire. Allora il coro è un po' più in giù, voleva volare, la sanno tutti. È facile. Arda capo maestro. No, poi dopo notate che le coreografie del nostro balletto sono state curate da Don Luciana Verdeggiante. Luciana Verdeggiante per lui e Don Lurio per me, perché siamo alla stessa altezza. Nicola, questo uccellino. Sì. Dopo un po', l'uccellino della comare. Ma perché tu dici che non fa la prima strofa? No! No? Sì, andiamo avanti, no? Passiamo alla seconda strofa. L'uccellin della comare. Che ha fatto? Io un po' parecchio. Si è posato sulle spalle. Ma ha detto un po' più basso. Sai che faceva l'uccellin? L'uccellin si rompe alle. Alle. E un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Adesso una botta solo il pubblico, io fuori, però per bene, E
canna, guarda che figura c'è, mi fatto fare per aspettare te. Non lo so, però volevo dire che Stefano gliela fatta, hanno chiappato manco una nota. Oh, per dai, c'ho altre parole, ne sappiamo, ma Stefano pure la musica. Oh, a facciamo un pezzo finale? No, no, mo ce la fa la cosa. Mo ce la fa la cosa. La volete tutta? E guarda che successo! Guardate! Senza basi, senza musica, senza sapere una parola, guarda che roba. E l'uccellin della comare, cosa ha fatto? È posato sulle tette. E cosa faceva l'uccellin? L'uccellin battea le alette. Perché, perché, perché? Perché un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uccellin della comare. Quarta strofa. Dove è andato l'uccellino? E l'uccellino della comare. Dove? Si è posato sui ginocchi. Che faceva l'uccellino? L'uccellino sbatteva gli occhi. Perché? 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 E un po' più su voleva volare l'uccellino della comare. Un po' più su voleva volare l'uccellino della comare. Strofa finale per chi non l'avesse capita. Tremate! Per chiarire proprio il concetto. Tremate! No? Tremate! E l'uccellino della comare è volato su quella cosa. Dove è andato l'uccellino della comare? È volato su quella cosa. Ripeto, ripeto, perché non avete capito. L'uccellino della comare è volato sulla cosa. Quale cosa? Quale cosa, Fabrizio? E l'uccellin faceva la coa. E proprio lì voleva volare l'uccellin. Dimmo di raccia su di palazzo, guardi facendo i studi. Tu donne di piazza che gesso a coccia la pizza. Sì. Sì. Giorgio mia. Ah. Ha rischiato licenziamento, eh? Per così poco, però. Così poco. Più recce, no? Sto aspettate io. Non c'è problema, te l'ho detto, non c'è problema. Abbiamo pure il sassofonista, hai visto Giorgio? Sì, sì, micidiale, sì, sì. Oh, qui bisogna battere le mani per dare un po' di... No, no, mica voglio l'applauso, dico, insieme a musica. Adesso, questo è troppo. Finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Brucia
applauso al sax Franco. Sì, ecco, è lui Franco. Dov'è? L'estate sta finendo e un anno se ne va. Stai diventando grande, a fatica non me ne ha. Una fotografia è tutto quel che ho, ma stanne pur sicura, io non ti scorderò. L'estate sta finendo, forza con le mani, stai diventando grande, anche se non mi va. E non mi va! Bravissimi! Bravissimi! Richiesta il bis dell'estate sta finendo! Con le mani, forza! L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Scorderò.
grazie. Sono piaciuto, dai. Ah. Oh, mi hai visto un'ogna. C'è l'ogna fuori. Dunque, siamo giunti purtroppo alla fine di questo spettacolo. Il tempo è passato in un baleno. È stata per noi un'altra magica serata e così speriamo anche per voi, gentile pubblico presente. A voi va ancora una volta il nostro più sincero applauso. Allora, una comunicazione di servizio. Fra 10 minuti comunicano che la pizza è cotta, poi io devo chiamare una persona, Daniela Duca mi sembra si chiami, l'aspetta una ragazza in questo vicolo qua. Se c'è Daniela Duca in questa piazza, che si presenti nel vicolo dietro il palco oscenico. Prima che le note della sigla finale passino idealmente il testimone all'edizione di Tutto Pignà del prossimo anno, vogliamo rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della nostra festa. La Proloco di Appignano, il Comune, i ragazzi del service della ditta Mr. Magic di Macerata. Music. Ma hanno scritto Magic. Qua. Paola della parrucchieria Inn, che ha curato le nostre acconciature. La bravissima Clara Marocchi, che con grande maestria si è occupata della realizzazione dei nostri abiti. Brava Clara, non me ne volere per quello che ti ho detto prima, tu lo sai che io ti voglio bene. Ovunque tu ti trovi, Clara, un bacio. Tutti i contradaioli di Appignano che hanno reso splendidi i rispettivi quartieri e hanno contribuito così a creare la magica atmosfera di queste giornate settembrine. Ed infine tutti coloro che, pur restando nell'anonimato, hanno reso possibile anche quest'anno la realizzazione di queste feste. Un esempio unico nell'arco dell'intero anno di sincera partecipazione di tutta la comunità pignanese. A tutti voi un caloroso ed emozionato arrivederci al prossimo anno. E adesso, mentre stanno per andare le note di quella che è ormai divenuta la colonna sonora di queste giornate settembrine e che fra l'altro avete tutti, o penso quasi tutti, in mano, in modo da poter cantare insieme il ritornello, rivolgiamo ancora una volta un caloroso applauso a tutto il pubblico che sentitamente e calorosamente partecipa con emozione a queste serate. Sì. Un grandissimo grazie da tutti noi, da tutti i personaggi che si sono esibiti questa sera su questo palco, alcuni emozionati, alcuni meno, altri ormai veterani, ma comunque tutti con la ferma partecipazione e con la ferma volontà di essere qui l'anno prossimo per allietare ancora una volta voi che ci seguite con tanto amore. Grazie. Grazie veramente. Uno. Se può attaccare, oh. Uno, due. Devo cominciare io? Tacca, sona, da. Però non ti dicevamo pianeto. Fammi vedere la scrofa prima, Fra. Uno, due, tre, quattro. Paese mio che stai c'ho una fossetta disteso come un vecchio addormentato. Tutti! È Pignano,
prossimo, grazie. Fatima. A tutti.